italiani che è davvero sempre tanto, troppo nutrito. Vi portiamo a Cagliari, dove è stato costruito un terminal per le navi da crociera. È costato, pensate, più di 5 milioni di euro e non è quasi mai stato usato. Il motivo? Il fondale, pensate, è troppo basso. Certo, hanno speso tanti soldi per niente. Nell'Italia degli sprechi, quello del terminal di Cagliari per le navi da crociera riesce a toccare il fondo, anzi il fondale. Sì, perché la gigantesca stazione marittima costruita spendendo 5 milioni e mezzo di euro di denaro pubblico non è stata mai utilizzata, in quanto la profondità del mare di fronte alla struttura è di 7 metri, mentre per consentire alle maxi navi di arrivare fino a qui di metri ne servono almeno 10. Non si sono resi conto quando gli abbiamo detto che bisognava fare il fondale. Progettisti e costruttori se ne sono accorti solo a fine cantiere nel 2008. Un cavillo tanto grande da far andare deserta la gara per trovare un gestore dell'hub del Mediterraneo. E così da 7 anni il gigante di vetro e acciaio è un monumento allo spreco. Chi lo paga? Paghiamo sempre noi, non è che paga altra gente. La prima soluzione ipotizzata è stata quella di scavare il fondale per altri 3 metri e per altri 2 milioni di euro di spesa, ma poi si è scoprto che l'intervento avrebbe potuto compromettere addirittura la stabilità del molo. L'ultima pensata è stata quella di creare un attracco per i maxi yacht, insomma una cosa di gran lusso e in quanto tale per pochi non certo adatta alle migliaia di turisti che avrebbero potuto usufruirne. La nuova gara di appalto questa volta è andata a buon fine, manco a dirlo, con l'assegnazione dell'utilizzo del molo per 25 anni ad una SRL. Ma quella banchina deve essere proprio maledetta, perché una settimana fa se n'è interessata la procura di Cagliari, che ha iscritto 3 persone nell'elenco degli indagati per turbativa d'asta. Stando così le cose, è proprio il caso di dire che la stella cometa, visto che siamo nel periodo di Natale, sotto cui nasce la nuova vita del terminal, sembra